ma soprattutto la via maestra per fare sviluppo è la riduzione della pressione fiscale. Questa legge di stabilità, che ne dica il ministro Grilli, non alleggerisce la pressione fiscale, anzi l'aumenta. Non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, lo dice la Banca d'Italia, lo dice l'Istat, che abbiamo audito ieri. Andatevi a vedere, metterò in rete le loro audizioni di ieri, e andatevi a vedere in rete le, come dire, analisi degli istituti indipendenti. Allora, avere una legge di stabilità che nell'ultima fase di questo ciclo, l'ultima legge di stabilità che aumenta di fatto la pressione fiscale, perché il combinato disposto IRPEF, IVA, detrazioni, retroattività, come ha detto il segretario Alfano, porta come finale all'aumento della pressione fiscale, a noi non sembra possa servire al Paese.